Ok, dobbiamo sbrigarci, il tempo sta per scadere, non oso immaginare cosa possa accadere se non faremo in tempo. Posizioniamo il cubo sulla sua piattaforma e... Wow, 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 cosa sono queste cose? Raggi laser? E io cosa ci dovrei fare? Non ditemi che ci devo passare attraverso. Ok, salve a tutti, sono Spigioke e benvenuti nel mio ufficio, che sembra essere in mezzo al deserto e sembra di stare in una base militare, ma non facciamoci queste domande. Stai zitto, telefono! Fra parentesi, gente, oggi mi hanno detto che ci sarà una piccola prova, un test in ufficio, immagino che sarà la solita prova di evacuazione, ma nel frattempo non distraiamoci perché devo giocare a golf, dato che sono una pippa e... Porca miseria, il telefono mi distrae ogni volta. Cosa vuoi, Giorgio? Stavo giocando a golf, non mi distrarre, lo sai che è una cosa fottutamente importante per me. Oh, ma cos'è questa cosa? Non ho mai avuto una cassaforte nel cassetto. Oh mio Dio, ma non è l'ufficio che ricordavo questo? È tutto così strano, ci sono anche dei lecca-lecca che non sanno di niente. Che schifo! Oddio, che cos'è questo rumore? C'è una strana voce fuori campo che mi sta parlando. Salve, caro signore. Sì, le presto attenzione. Anche perché questo lecca-lecca non sa da nulla. Scusi, anche lei però non si è presentato. Cos'è il capo? Perché mi sta impartendo ordini da lì in alto? E soprattutto, cosa me ne faccio di questa cassaforte nel cassetto? Non ditemi che c'è il mio stipendio qui dentro. Devo indovinare il codice per portarmelo a casa. Aspetti, cosa ha detto? Esperimento sociale? Ma ci state mettendo dentro un esperimento sociale? Cosa significa? Oddio! Hanno chiuso tutto! Scusi signore, mi servirebbe un po' di luce, non vedo nulla da queste parti, lo sa... Oh, grazie. Ok. A quanto pare ci hanno messo dentro un esperimento sociale e se non riusciamo a uscire da questo posto entro 15 minuti penso che faremo una brutta fine. Che gioia! Ci servono una chiave, uno scanner e una batteria. Pensare che oggi volevo soltanto giocare a golf io. Ma va bene anche così, è venuto il momento di dimostrare la nostra intelligenza. E come al solito la cosa che mi ossessiona, devi avere una risposta. Cosa ci faccio con questa stupida cassaforte? Volete spiegarmelo? Era l'interruttore per la luce, per caso. Perché appena l'ho toccata si è acceso tutto. Wow, ma quanta roba ho qui in giro. Aspettate. Ah, questa è la casetta di una tarantola. Non mordermi, per favore. Mi serve soltanto questa cartina, immagino. E guardate cosa c'è qui, un bel trapanino. E lo sai, bel trapanino, che ho già visto dove ficcarti? Già, perché ormai ci ho fatto l'occhio per questi escape. Qui in basso ho visto una grata molto sospetta. Di solito, esattamente, le grate hanno sempre delle viti che si può... queste luci che vanno e vengono. Cos'è questo? Oddio, ma è la foto di un mappamondo. Sì, è la foto di un mappamondo. Oh, cosa sono queste cose? Questa è una pipa? Una bella pipa! Che bello giocare a golf! Nel frattempo farsi qualche tiro di pipa. Delle medicine, immagino che siano per rilassarci. Ma sono abbastanza stupido, grazie. Oddio! Oh, mi ha fatto prendere un colpo quello stupido topo. Che schifo, dovrò anche chiamare il disinfestatore un giorno o l'altro. Ehi, ma aspetta, questa non è una torcia come le altre. Proietta uno strano pattern, una strana combinazione, dove la punto? Ok, questa è una cosa molto, molto particolare. E c'è il ciccio che ci sta ancora parlando al telefono, ma non ti preoccupare. Non ti cago di striscio. Perché questo esperimento sociale voglio godermelo fino in fondo. Voglio risolverlo con le mie forze e ci riuscirò alla grande. Se solo capissi dove puntare sta cosa, perché penso che ci sia un muro quadrettato su cui puntare questa sorta di raggio luminoso a combinazione per capire cosa fa. Secondo me c'è qualcosa di nascosto in mezzo a questi cereali, a questi documenti. Dannazione, gli indizi potrebbero essere nascosti veramente, veramente ovunque. Per fortuna io sono meglio del Detective Conan e sicuramente troverò subito la soluzione. Beh, spero, ok? Buongiornissimo, cos'è questo? Perfetto, ho trovato un altro ID che mi permetterà, immagino, di sbloccare casomai qualche porta riservata soltanto allo staff. E lo andrò a conservare insieme a tutti gli altri. Perfetto, ne abbiamo già due, adesso dobbiamo trovare anche gli altri. Eh no, ma dai, ma è qui sotto, davvero? Ok, perfetto, abbiamo ottenuto tre di questi ID. E poi ce n'è un altro che avevo lasciato qui sopra la casetta della tarantola. E penso che siamo abbastanza a posto. E la cosa che non vi ho detto, che ho già intuito in realtà, è che queste carte d'identità, questi ID dell'azienda, corrispondono a qualcosa con la cassaforte. Quindi li metterò nello stesso ordine di colore. Vedete? Verde, blu, rosso e giallo. Quindi proviamo a mettere 5, 4, 9, 7. Come non funziona? Dannazione! Ma è la combinazione giusta!
È il verde, il blu, il rosso e il giallo. E i livelli di questi colori sono 5, 4, 9 e 7. Ma che cacchio volete? Sì, lo so che sta passando il tempo e tic e toc continuano a darmi fastidio. Cercate di non mettermi ansia, magari ho scritto male le cose. 5, 4, 9, 7? Sì, l'avevo scritto male, chissà cosa ho premuto, dannazione. Ce l'ho fatta! Ho aperto la cassaforte. Buongiornissimo. Allora, qua c'è una batteria. Ok, perfetto, una di quelle batterie super strane, super vecchie. Ebbene, non sei soddisfatto? T'ho schiaffato la batteria. Boh, vabbè, dopo vediamo cos'altro fare. Qui c'è qualcosa di nuovo? Sì, possiamo far corrispondere il pattern al pattern che abbiamo qui. Esattamente quello che pensavo. In pratica ci sono quadratini evidenziati dalla torcia e anche quadratini già segnati sul foglio sul quale la stiamo puntando. Quindi, gente, ora l'unico mio dubbio è dove inserire questa combinazione, dato che qui intorno non ho trovato... ma buongiorno! Vabbè, ma mi capitano così sotto agli occhi ogni volta. Soltanto come faccio a scendere lì sotto? Porca miseria, mi tocca tenermi la testa, altrimenti mi scivola tutto. Ok, aspetto un attimo lì sotto la scrivania, ciccia, arrivo subito. Allora, devo portarmi dietro la mia bella torcia e ovviamente il foglio con il puzzle. Perfetto. Spostiamoci e, gente, cerchiamo di far funzionare questa cosa. Se soltanto potessi spostare le sedie, dannazione, sono troppo ciccione, non riesco a starci. Stupidi cestini, toglietevi! Ok, allora, il mio obiettivo è quello di... premere, immagino, i pulsantini che sono evidenziati sia dal foglio sia dalla torcia. Quindi vediamo se ci riusciamo a azzeccare. Prima facciamo quelli della torcia. Quindi questo, questo e questo. Perfetto, e ora quelli del foglio. Questo, questo e questo. Oh, yes! Ce l'ho fatta! Sono diventati verdi e wow! Abbiamo ottenuto un visore per la realtà virtuale e mi dice di... a far corrispondere il peso del cubo dall'altra parte. Non so che senso abbia, dopo lo scopriremo, ma per il momento schiaffiamo questo scanner. Loro lo chiamano scanner, a me sembra un Vive fondamentalmente. Un visore per la realtà virtuale. Ora cosa devo fare? Oh, buongiornissimo! Abbiamo premuto questo pulsante? Ah, la batteria era per il telecomando. E riusciamo a vedere il nostro amico, quello che ci ha parlato prima al telefono. Sì, ciccio, non mettermi fretta, lasciami in pace. Dai, sto cercando di concentrarmi. Anche lui sta cercando di risolvere lo stesso esperimento sociale in contemporanea. Vabbè, speriamo di essere i primi a risolverlo. Ora voglio dare un'occhiata a questa cosa. Un bel cubo. Cos'è stato questo rumore? Oh, oddio, oddio, un ragno! Oh, che schifo, che schifo! Era la tarantola che è scappata da prima. Ok, spero di non trovarmela in altri posti. Dov'è andata? Ok, si è ficcata dietro il mobile. Spero di non vederla, ma tanto penso di morire in ogni caso dopo questo esperimento sociale. A quanto pare questo cubo pesa 6,25 kg. Quindi devo... immagino procurarmi oggetti che pesino in totale 6,25 kg, suppongo. Questo almeno dovrebbe essere il senso dell'enigma, giusto? Allora 1,9 kg, facciamo 4,2 kg. Ma cosa sono dal macellaio? 6,5 kg, di pochissimo. Ok, devo prendere qualcosa che pesi leggermente meno di quello. No, magari non un foglio di carta. Dannazione, non riesco a trovare il peso giusto. Ah, dannazione, non sono mai stato particolarmente bravo con queste cose. Vediamo, posso usare il sushi? Forse posso usare il sushi lecca lecca per raggiungere il peso perfetto. Ma anche no, dannazione, dai, qualcosa. Non siamo nemmeno troppo lontani. Mi manca aggiungere soltanto un pochino di cose che non sono né troppo pesanti né troppo leggere. Dovremmo riuscire a trovare il peso perfetto. Ecco, no, un blocco di carta così magari no, Espi. Però se tolgo un po' di cose ci schiaffo. Oh sì, perfetto. 6,1 kg, manca giusto qualcosina. Sì, perfetto, 6,25 kg. Ok, cosa abbiamo ottenuto? Buongiorno, cos'è che devo fare? Posso prendere il cubo e portarlo di là? Perché, gente, non mi ha spiegato bene cosa fare dopo aver raggiunto il peso corretto del cubo. Posso ficcare il cubo qui? Oppure, aspettate, non è che questa... questa cosa si toglie, però... non si può nemmeno ficcare il cubo qui, nonostante sembri l'ingresso corretto. Dannazione, cosa devo fare? Aspettate, forse devo posizionare il cubo sulla sua piattaforma? Vediamo... Oh, cos'è questa cosa? Raggi laser? Ma dove siamo finiti? Su 007? Wow. Ok, penso di aver capito. Lì in fondo, gente, c'è l'imboccatura per far passare il cubo. Quello che devo fare io è far passare il cubo fra i raggi laser senza che questi lo tocchino. Altrimenti rischio di perderlo. Rischio di far scattare gli allarmi e di morire. Ecco che l'ha fatto scattare. Non è successo nulla, per fortuna. Però riprovandoci con un po' di abilità e fortuna in più, devo riuscire a far passare pop perfettamente queste cose. Oh no. Quindi non posso nemmeno teletrasportarmi oltre i raggi laser. Ma come faccio a farlo passare qui sotto? È un casino incredibile. Vediamo.
Wow, ce l'ho fatta, che figata. E ora? Oh no, altri muri laser, ma quanti insopportabili siete. E soprattutto, dov'è che si apre il buco in cui farlo passare? Lì sotto dovrei farlo passare, ma come fa... Ecco che l'ho toccato per sbaglio, cosa ho fatto di male nella mia vita? Ok, mancano pochi minuti e rischio di morire. Devo mantenere la calma e far passare questo cubo come se non avessi mai fatto passare un cubo in vita mia. No, ancora, non mi sentivo pronto. Ok, questa sarà l'occasione perfetta. Dai, passa! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! E l'apertura è appunto pronta ad accogliere il cubo e... trema un pochino tutto. Buongiornissimo! Cosa abbiamo ottenuto? Salve! La chiave di accensione! L'ultimo pezzo del puzzle mancante. Inseriamola qui e... cosa succede? Perché c'è un tizio morto nell'altra stanza? Ok, qualcuno a quanto pare non ha superato l'esperimento sociale. Speriamo che non capiti anche a noi. Speriamo di essere gli unici a sopravvivere in questo postaccio. Sì, sì, dai, ho capito. Adesso mi faccio scannerizzare la retina. Spero che così mi riconoscano e non mi facciano morire. Ok, ok. Siamo salvi? Il momento? A quanto pare, no, c'è ancora la voce super inquietante che mi sta parlando. Scusi, signori, come ha detto, c'è un'altra fase? C'è un secondo livello a questo esperimento sociale? A quanto pare, mi hanno detto che per riuscire a sopravvivere e tornare a casa, l'unica cosa che mi rimane da fare è premere un pulsante, cosa che mi sembra stranamente troppo facile da fare. È pronto a essere premuto. Track, fatto! Come cosa ho fatto, Ciccio? Non lo so cosa ho fatto. Scusa se ho premuto quel pulsante. Non è colpa mia. Mi hanno detto di premere quel pulsante. Io l'ho premuto. E vabbè, ma cosa vuoi che succeda? È morto anche lui. Yay, che gioia! Posso cambiare canale? Oh, sì, ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti a sopravvivere. Yay! Ovviamente tutto questo era una simulazione della nostra compagnia per dimostrare la nostra incredibile fedeltà. E io mi sono dimostrato ancora una volta l'impiegato del mese. Wow, buongiorno, dove siamo finiti? Siamo tornati al menu principale, gente. Quindi questo era Belko VR, un esperimento sociale in ufficio. Spero vi sia piaciuto. Lasciate tantissimi mi piace e commenti se volete altri video di escape, di fuga da stanze veramente assurde. E noi ci vediamo la prossima volta. Ciao, ciao!